Darkseid e Sheffield, un'intervista a tutti insieme. Incredibilmente vincono i Darkseid, prima vittoria stagionale. Strano, vabbè. Facciamo parlare i vincitori, dai. I vincitori. Noi eravamo senza portiere, mi sono improvvisato portiere, ho parlato in tiro libero, mi sono strutturato. Né Pumo né Aiello potevano venire oggi. Né Pumo né Aiello. Aiello dalla Aiello la febbre a 39,5, speriamo che fra poco. Pumo non lo so, ci ho parlato male. Però se avessimo avuto il portiere avremmo perso, quindi alla fine. Addirittura. Meglio così. No, non perché sia scarso il portiere, ma perché così. Diciamo che la partita è stata piuttosto spezzettata e questo ci ha aiutato anche a vincere. Ha penalizzato loro. È una vittoria che dà morale, vi riporta fiducia. Sì, speriamo di non essere più ultimi, più che altro. Perché non vogliamo scendere direttamente in Serie C, vogliamo giocarci alla fine. E i Sheffield, Capitan Chillery, che è successo oggi? Tanto dico che se la sono meritata la vittoria. Se la sono meritata, sono contento per loro. Io non me l'aspettavo, forse ci è mancato un po' di umiltà, non lo so, forse eravamo troppo sicuri di farcela. Mancava Flaccome. Sì, però fortunatamente... Auguri a Flaccome, oggi c'è il compagno. Auguri a Nelson allora. No, però fortunatamente Trentanelli l'ha sostituito. Ma è stato il migliore in campo dei nostri. Senza dubbio. Quindi, niente, faccio i complimenti a loro, se la sono meritati, hanno corso tutto il tempo e... Vabbè, la partita è stata decisa un gol, mica abbiamo dominato un gol. Complimenti a Leopoldo che ha parato due tiri liberi, è uno della squadra. Però. Migliore in campo dei Darkseid di Sheffield? Trentanelli e... No, per me tutti abbiamo giocato la squadra, abbiamo sia noi che loro. Non c'è uno per loro. Devo dire un nome da loro, Trentanelli senza dubbio. Ho capito. Va bene ragazzi, buon 25 aprile e ci vediamo alla prossima. Ciao.